Questa sera abbiamo la conferenza Lincea del professore Strata, professore della Università degli Studi di Torino, sul tema dormire e forse sognare. Io ho sentito parlare spesso del professore Strata, prima dal professore Maffei e poi dal professore Brunori, e vedo anche che egli dedica questa conferenza Lincea al socio scomparso Giuseppe Moruzzi, che credo sia stato un capostipite di tutta questa importantissima scienza o neuroscienza di cui Maffei, Strata e altri si interessano. Nel svolgimento della conferenza poi, al momento opportuno, il presidente della classe di scienze fisiche e matematiche naturali, professor Brunori, al quale ho chiesto, per ragioni ovvie di competenza, di coordinare poi il dibattito, prenderà la parola per commentare, immagino, la conferenza del professor Strada e aprire il dibattito. Quindi, professore, grazie per aver accettato il nostro invito. A lei la parola. Io ringrazio, fa molto piacere di essere qui in questo ambiente così prestigioso, ringrazio il Presidente, il Professor Brunori, l'amico Giovanni Berlucchi, per essere qui a parlare di un mio libro che è uscito da poco e che cerco un po' di sintetizzare e che riguarda il sonno, la natura del sonno, cosa succede se dormiamo bene, se dormiamo male, come si sogna e così via. È dedicata a questa Giuseppe Moruzzi, che è stato il nostro grande maestro. Ma io devo prendere una specie di questo, sì. Vediamo un po' così. Ecco, dedicata al nostro grande maestro Giuseppe Moruzzi, di cui il professor Maffei, il professor Berlucchi, io siamo stati allievi, e che è stato un uomo straordinario. Abbiamo sempre tutti pensato che meritasse in pieno il Nobel, ma non era la persona che a livello anche pubblico, nei congressi, cercava di farsi valorizzare. Era un uomo chiuso nel suo studio, che amava leggere, scrivere e soprattutto pensare a noi giovani, cercava sempre a lavorare nelle condizioni migliori, non mancavano i soldi, ma era molto severo nel comprare le cose perché dovevano servire, quindi un ottimo investimento con ottimi risultati. E quindi io sono contento di dire. Voglio ricordare che la il lavoro Moruzzi-Magun del 49, l'American Physiological Society ha un archivio storico e ha invitato i soci di cui faccio parte a nominare qualche membro eccellente per metterlo nella specie di Olimpo della cosa. Io ho presentato e questa è stata accettata all'unanimità senza esitazione. Quindi. Allora, nella locandina che è stata stampata è stato messo questa figura che io intendevo presentare alla fine, se rimane un po' di tempo, per parlare dei sogni. Ma siccome è stata messa nella locandina ed è stata scelta dalla moglie del professor Brunori, io mi sono sentito di spiegare subito cos'è, perché è una cosa interessante. È un dipinto murale che quattro ragazzi nel 1940, andando in gita nelle campagne di Bordeaux, di Lescaut, hanno visto un buco nella roccia, ci sono entrati e hanno visto una cosa meravigliosa, un sacco di dipinti murali colorati, e quindi l'hanno subito messo a disposizione del pubblico, che nel giro dal 40 al 64 hanno rovinato tutte queste pitture con l'umidità, la CO2, eccetera, eccetera. Oggi queste sculture, questi dipinti murali sono stati trasferiti in un nuovo centro ricostruito a dimensioni naturali da un'altra parte. In un pozzo giù, basso 8 metri, scendendo, si trova questo dipinto murale. Dipinto che, come voi vedete, rappresenta un uomo con un'erezione. E insieme a 18.000 anni fa, come mai dipingono un uomo con l'erezione? Avevamo capito che effettivamente l'erezione maschile, ma anche eventualmente nelle donne c'è un'iperemia locale, era una tipica espressione di qualcuno che dorme.
Poi c'è questo uccello che vedete su un bastone, che in tutta l'antichità gli uccelli erano quelli che venivano, ti portavano via la coscienza e te la restituivano poi quando ti svegliavi. E quindi l'uccello è sempre quello che è messaggero della tua, del tuo stato di coscienza. E cosa si vede? Si vede un bisonte, anzi faccio vedere con questo, bisonte, e questo è l'uccello, questo signore con la sua erezione, qui c'è un bisonte, vedete le corna, e c'è stata una battaglia, perché qui c'è una lancia, qui un pezzo di lancia spezzata, e questo è sventrato, questo è solo l'intestino. Quindi è chiaro, questo è dipinto già Michel Jouvet, che è stato un grande studioso del sonno, un paradosso, cioè non sono REM, aveva suggerito che questo non poteva altro che essere là qualcuno che ha voluto dipingere un uomo che sogna, quindi una rappresentazione di sogno. Quindi no, ma, è uno che fa una battaglia, che cosa? C'è l'uccello che porta via, quindi chiaramente l'idea che fosse là qualcuno che volesse. La cosa interessante è che è di 18.000 anni fa. Allora adesso andiamo avanti con la prossima. Ecco, allora, noi diciamo che il sonno è qualcosa in cui si perde coscienza e in cui si riacquista coscienza al risveglio. In realtà, tutto il mondo vivente, dai batteri fino all'uomo, ci sono dei ritmi di attività circadiana, cioè di 24 ore, che poi non sono di 24 ore precise, perché ognuno di noi ha un orologio che può essere anche 23, 26, è variabile, ma intorno alle 24 ore. E questo è un orologio fatto da Jean-Jacques Dourtou de Maran, che era un orologio perché le piante, aveva notato che anche le piante hanno un ciclo circadiano, sono più fiorenti a una certa ora e meno fiorenti. Quindi comprando questo orologio e mettendosi una di queste piante in casa, uno poteva sapere che ora fosse. Quindi è un orologio che esprime un ritmo circadiano. Io qui adesso devo far fatica a... ecco qua. Allora, passiamo al moscerino. Dorme o non dorme il moscerino? Beh, il moscerino non possiamo dire se dorme, se perde coscienza. Una cosa è certa, che Giulio Tononi e Chiara Cirelli, che sono gli unici due eredi che oggi hanno mantenuto la tradizione della fisiologia del sonno di Pisa, perché sono straordinariamente attivi e fra l'altro a mio parere sono i migliori ricercatori al mondo sul sonno e la coscienza. Bene, loro hanno studiato molto il moscerino e dicono che non possiamo parlare di sonno veglia, ma di attività in attività, ma con le caratteristiche di un sonno primordiale. Perché per esempio se il moscerino viene stimolato e gli si impedisce il periodo di inattività, quando lo lasciamo libero sta più inattivo, come se dovesse recuperare qualcosa. E quindi è uno. Quindi tutte le piante, gli animali e l'uomo abbiamo tutti la stessa orologio biologico. Cosa succede quando dormiamo? Succede che nella corteccia cambia qualcosa. Allora, voglio ricordare che la corteccia cerebrale umana è esattamente grande come questo fazzoletto diviso in due parti. Metà di questo è stropicciato qui e metà di questo è stropicciato dall'altra parte del nostro cervello. Tutto è tutto qui. Poi abbiamo, oltre alla corteccia, abbiamo un pezzo che non c'entra con la coscienza, e che è questo, a misura naturale di un uomo, da un cadavere umano, è stato ricostruito il cervelletto che è messo dietro, qui dietro la testa. Tutto raccartocciato, eccolo qua. La parte bianca serve solo da tenere il collante, questo è quello che abbiamo. Il 98% di quello che è nel cervello sono queste due lamine qua. Questa è spesso un millimetro. E quell'altra là, questa qui invece è spessa 2,5 mm. Al di fuori di questo c'è nulla. Allora, poi lo prendo dopo. Questo. Allora, in questo fazzoletto è interessante perché ci sono delle connessioni che vanno da qui a qui, di lunghe, fibre lunghissime, che sono meno di un micro di diametro, meno. E sono, se voi considerate che un capello va da 20 a 200 micron, questo qui è meno di un micron, è proprio un super capello sottilissimo, che collega tutte le parti, una parte all'altra della corteccia. E il totale di queste fibre è di 176.000 chilometri, che sono 4 volte l'equatore, o metà della distanza che c'è tra la Terra e la Luna. Quindi nella nostra corteccia abbiamo questa immensa ferrovia con 1 milione di miliardi di sinapsi, che sono dei semafori rossi o verdi, a seconda se l'impulso viene facilitato o viene inibito.
Quindi noi dobbiamo fare, parlando del sonno, tenere presente queste realtà. Questa è una figura difficile, ma non la voglio spiegare, è solo per farvi vedere tutto il congegno Lambaradan del sonno, cosa coinvolge. E qui vedete in questa figura che c'è un quartier generale che è nell'ipotalamo, che è il centro della veglia, cioè un qualcosa che quando è attivo promuove la veglia, ma è in antagonismo con questo altro quartier generale, che è il quartier generale del sonno. Questi due si inibiscono a vicenda e si alternano come una squadra di rugby, che spingono, poi tornano un po' indietro, quando ci addormentiamo vediamo, spingiamo, poi torniamo un po' indietro, vai, alla fine vince uno e poi la mattina si torna indietro dall'altra parte. Quindi questa qui è una guerra che c'è per... È una guerra che c'è per spostare questo da una parte e dall'altra. Tutto questo avviene sotto l'azione di un orologio, che è un orologio che è sincronizzato sulle 24 ore, ma non in maniera precisa, ma come il mio orologio è sincronizzato da Francoforte, che me lo tiene preciso, anche qui abbiamo una luce che influisce sul ciclo sonno-veglia. Ed è soprattutto la luce azzurrina, blu-azzurrina. Il resto lo possiamo rimanere. Qui c'è l'adenosina, per esempio, che quando noi ci svegliamo la mattina comincia a produrre adenosina, che è quella che promuove il sonno, si accumula e la sera ci fa dormire. Se pigliamo il caffè cerchiamo di bloccare un po' di questa adenosina. Comunque questo mi basta così solo per impostare il discorso. Ecco qua. Ecco, questo è il tappeto di cellule dell'orologio che sono nella retina e sono soprattutto nella parte del pavimento della retina, che riceve soprattutto i raggi che vengono dall'alto, ed è un occhio umano tolto a un paziente che aveva un tumore all'occhio, poi sono state colorate per quel pigmento che assorbe le onde di lunghezza d'onda di azzurro blu. Vedete che c'è un tappeto diffusissimo, sono cellule della retina che sono cieche, non servono a vedere, servono solo a regolare l'orologio. Poi voglio dire solo la tecnica, ma rapidamente. Per studiare il sonno dobbiamo esaminare, ora parleremo, l'attività elettrica della corteccia cerebrale. E se per questo... mamma mia, come... Ecco qua, si mettono degli elettrodi. Questo è un sistema portatile con il wifi qui dietro per trasmettere, altrimenti si mettono dei fili di collegamento per studiare l'attività elettrica della corteccia. Ma ora è molto importante, anche per quello che diremo dopo, che c'è questa tecnica molto sofisticata di un bracciale che si mette al polso e che ti registra tutti i movimenti nelle direzioni che fai, e da questo, con un software sofisticato, si riesce a sapere cosa avete fatto tutta la notte, se vi siete alzati, se avete fatto sonnambulismo, se vi siete in bagno, tutto. Si porta, e da questo si riesce a costruire anche quanto sonno dormiamo di un tipo, dell'altro e così via. Questi sono gli strumenti, e questo è l'actigramma. Eccolo qui, vedete, qui di giorno ci muoviamo molto, di notte dormiamo, poi il giorno dopo e così via. Allora, ecco, adesso abbiamo detto che applichiamo degli elettrodi, anche qui non vado nei dettagli di queste figure, ma per dire che quando ci addormentiamo abbiamo una veglia rilassata con queste onde un po' lente, poi abbiamo il dormiveglia, che è già una prima fase di sonno, di perdita di coscienza, però se svegliate uno dice no, io lo sveglio, pensavo a quello. Lo sveglio, ma in realtà lui già cominciato a sognare. Poi abbiamo queste onde qui, a fine che si arriva a questa fase qui, che oggi in maniera moderna si chiama fase N3, che è il sonno non REM a onde lente, mentre poi durante il sonno, quando siamo lì, improvvisamente c'è come se il cervello si risvegliasse, perché ritorna un'attività molto simile, una volta si diceva simile a quella della veglia, in realtà è uguale a quello del dormiveglia. Quindi si passa dal dormiveglia al sonno profondo e poi di nuovo al dormiveglia. E quindi abbiamo qui in questo REM, e questo sonno è caratterizzato da movimenti rapidi degli occhi e poi anche da singole scosse muscolari, che sono quelle che vediamo anche nei nostri animali, che magari sognano qualcosa e cercano di camminare. Andiamo avanti ancora e vediamo... No, cos'è qui? Com'è che non va avanti? Ah, ecco, dietro, ecco qua. Quindi, in definitiva, quando noi dormiamo, vediamo qui che c'è lo stato di veglia, di dormiveglia, si arriva qui alla fase N3, onde lente,
ricordiamoci le questioni lente perché ne riparleremo più avanti, poi ritorniamo verso il risveglio, ma invece di svegliarvi ci troviamo davanti ai sogni quelli bizzarri, che sono quelli dei movimenti oculari. Poi ci riaddormentiamo di nuovo e vedete che qui, nella prima parte della notte, questa è la parte più importante, come vedrete dopo, perché è la fase che Elio Lugaresi diceva, è la fase dove dormiamo, qui è la fase dove sogniamo. In realtà un esperimento accuratissimo di Tononi ha dimostrato che noi sogniamo sempre, anche nella tutta la, basta svegliare uno, noi, quello racconta che qualcosa stava sognando. L'unica differenza è che in questa fase qui i sogni siano più bizzarri, meno realisti. Quindi sonno onde lente e sonno REM sono i due tipi di sonno che si alternano diverse volte per 4-5 volte per notte. Adesso facciamo ancora, vediamo di registrare anche altre cose, cosa succede nel nostro corpo, e vediamo qui per esempio ecco qua. Allora, qui abbiamo quello che abbiamo visto prima. Qui abbiamo i movimenti degli occhi, vedete questi movimenti rapidi degli occhi ci sono nel sonno REM. Qui abbiamo la frequenza cardiaca. Vedete che anche qui durante il sonno con movimenti oculari rapidi c'è un'accelerazione del cuore. Qui c'è la respirazione. No, questo è il cuore. Io adesso qui ci leggo male di traverso, ma comunque insomma sono i vari fenomeni vegetativi. E qui c'è l'erezione. Vedete questo fenomeno normale, immancabile, che c'è anche a tarda età e che se non c'è è sintomo di patologia. Vuol dire che c'è qualche fenomeno organico e non funzionale. Passiamo alla prossima. Allora vediamo adesso cosa succede nel cervello quando noi perdiamo coscienza, cioè quando ci addormentiamo. E questo è un bellissimo esperimento che hanno fatto, come vedete lì, dalla cosa Tononi e Marcello Massimini, che è a Milano, un italiano che lavora a Milano, i quali hanno provato a prendere degli studenti, l'hanno messi in una bella seggiola a sdraio e gli hanno fatto una stimolazione che oggi si può far stimolare l'interno del cervello tramite delle variazioni del campo magnetico. Quindi mettendo un magnete, variando il campo magnetico, si inducono delle correnti che stimolano dei punti ben precisi. Si chiama stimolazione transcranica, magnetica transcranica. E quindi loro hanno provato a stimolare quando uno è sveglio un punto e vedete che qui per 300 millisecondi questo permane un segnale che si sparpaglia un po' in diverse parti della corteccia. Mentre quando invece abbiamo il sonno a onde lente, voi stimolate, ma lo stimolo rimane localizzato al punto di stimolazione, quindi non parte. Il che vuol dire che la perdita di coscienza è associata alla interruzione del dialogo che c'è fra le varie, e anche nella percezione il dialogo è fondamentale, perché se io vedo qualcosa devo attivare il colore, la geometria, mi è simpatico, mi è antipatico, e questa è una cosa che viene fuori attivando diversi centri insieme. Nel sonno questo non può avvenire. Adesso qui vorrei spiegare, ma io la salto questa, se poi qualcuno vuol sapere chi è che apre e chiude questo cancello, c'è un meccanismo. Adesso vediamo un po' cosa serve il sonno, analizzando un pochino quelli che se si può fare a meno del sonno e cosa succede se non dormiamo. La prima cosa qui c'è una, i primi esperimenti furono fatti tantissimi anni fa sui topi. I topi tenuti svegli dopo due settimane e mezzo sono in grave crisi, il loro metabolismo, la temperatura, tutti i parametri fisiologici vanno fuori controllo e il topo viene soppresso, ma insomma si calcola che al massimo sarebbe vissuto 3 settimane. Questo è il limite del topo, senza dormire assolutamente. Poi c'è questo esperimento di Rand Gardner, che è questo ragazzo di un liceo in California, il quale a scuola diceva, no, ma c'è uno, il record del sonno di che è stato sveglio di 8 ore, perché non proviamo a vedere se la nostra classe ci riesce? Hanno sorteggiato, è venuto Rand Gardner, che si è prestato a stare in una stanza isolato, con i compagni che lo sorvegliavano anche quando andava in bagno, perché non si addormentasse, che non avesse qualche piccolo colpo di sonno, e lui, superato il record, è arrivato a 264 ore, che sono 11 giorni, lui ha cessato, non perché non potesse continuare, ma perché avendo battuto il record si è accontentato. La cosa, questo esperimento è stato, questa prova è venuta sui giornali dell'epoca e Dement, che era un grande studio del sonno, nell'ultima parte si è interessato di andare a fare degli esami, eccetera, eccetera, e ci ha pubblicato 3 lavori. Quello che è stato molto interessante di questo fatto è che lui dopo 11 giorni di
veglia assoluta e continua, si è fatto una bella dormita e il giorno dopo era di nuovo pienamente nelle sue facoltà mentali. Quindi non si era danneggiato, forse anche perché era giovane, quindi va bene. Allora, questo poi la seconda esperienza della mancanza di sonno è quella della tortura che è descritta da Begin, quel premio Nobel israeliano che è stato prigioniero del KGB in Russia, dove la tortura era un mezzo per fare confessare. E lui ha scritto un libro bellissimo nel quale racconta che a un certo momento, non dormendo, la gente era allucinata e raccontava. Poi vediamo perché è allucinata, lo vediamo dopo. L'allucinazione è una cosa tipica della mancanza di sonno, si vedono delle cose che non esistono e così via, e lui lo descrive molto bene. Poi c'è questa battaglia di Stalingrado, dove l'armata tedesca che assediava Stalingrado aveva una strana moria di soldati, che perché erano mesi, mesi e mesi, e questi dormivano. Di giorno non dormivano perché aspettavano l'attacco, di notte avevano paura dell'attacco, non dormivano, quindi c'era una situazione un po'. Allora, viste queste morti, questo è scritto in un libro, Hitler mandò un militare di alto grado che era un medico, Gigerson, dice vai un po' a vedere perché lì sti poveretti muoiono, non sappiamo perché, e lui dice il mangiare ce l'ha, eccetera, dice l'unica cosa è che non dormono, quindi è possibile che la mancanza di sonno generi qualcosa di dismetabolico che questi poveretti muoiono, e questa è quella che oggi torna bene come ipotesi, non si può stare svegli perché si muore, e questi soldati morivano proprio per quel motivo lì. Poi c'è un'insonnia familiare fatale, che è una storia bellissima che non posso raccontare, ma perché mancanza di tempo, ma è una bellissima storia che è di una malattia che si chiama insonnia familiare fatale, che si trasmette geneticamente, ma per fortuna queste persone che sono malate non generano molti figli, muoiono abbastanza giovani, per cui ce ne sono poche, centinaia al mondo. Ma c'è stato un caso, un caso italiano, in cui questo Reuter, che oggi è primario a Treviso, e io gli ho fatto leggere la sua parte, che se andava bene quello che ho scritto, perché è stato un eroe questo ragazzo, era uno studente di medicina che si è laureato, e vedendo che in questa famiglia che lui conosceva, fra l'altro credo che abbia sposato anche una della famiglia dopo che si è assicurato che lei il gene non ce l'aveva, ha detto io voglio capire. Allora ha mandato questo paziente a Lugaresi, Elio Lugaresi, che è scomparso, che era un grande studioso del sonno, e uno di questi pazienti l'abbiamo visto tutti in televisione, questo poveretto che non riusciva a dormire, che poi dopo 3 settimane morivano perché avevano delle allucinazioni, è stato pietoso. Bene, questa insonnia fatale è a Ignazio Reuter. Voleva capirne un po' di più, non solo l'ha mandata da Lugaresi, dove Lugaresi poi ha identificato il gene e la proteina sbagliata, quindi la malattia proteica. Però la cosa interessante è che questo ragazzo qui, Reuter, che è ancora vivo, gli ho parlato a telefono, andrebbe premiato questo signore, perché lui si è preso la briga di vedere se era una malattia genetica, andando a scovare in tutti i manicomi dove questi morivano perché li consideravano malati mentali, nelle chiese, dove facevano i funerali, dove facevano i matrimoni, eccetera, raccolto e è riuscito a risalire all'albero genealogico fin da metà del 700, di tutta questa famiglia in cui c'era questa moria, di alcuni che morivano, altri no. Oggi questi eredi sono ancora vivi e si sono sottoposti a un esperimento da parte del Besta, che stanno sperimentando qualcosa che nel topo senza funzionare, si sono impegnati, gli sperimentatori sanno, quelli che hanno il gene e quelli che non ce l'hanno, ma c'è un accordo che nessuno deve saperlo, perché se dico tu non ce l'hai, quell'altro chiaramente sa che ce l'ha. Però adesso vedremo se questi esperimenti produrranno qualcosa, una cosa molto interessante. Andiamo avanti con la prossima diapositiva e adesso vediamo cos'è che porta di beneficio il sonno, cos'è che invece si altera quando noi non dormiamo in un certo modo. Qui vedete, e l'ho ricostruito io, quando scrivevo il libro, Tononi mi mandò un articolo che apparve su Science, vedete, il libro è uscito a maggio, lui me l'ha mandato più o meno in quell'epoca lì, ho fatto tempo a costruire io questo cartone, come si dice, per dare il contenuto di quella scoperta che a mio parere è molto grande, con una tecnologia sofisticata che non vi descrivo perché bisogna avere tanti soldi, perché non è perché si manda un raggio dentro e questo ricostruisce in 3 dimensioni tutto il perimetro della sinapsi, la zona sinaptica, eccetera, eccetera. Che cosa ha visto Tononi? Che la mattina le sinapsi sono così, adesso esagerando un po' con un cartone,
E poi durante la veglia noi con l'apprendimento, noi sapevamo già che quando impariamo c'è un potenziamento a lungo termine delle sinapsi, si chiama LTP, e quindi le sinapsi si animano di proteine, eccetera, e man mano che avviene questo si arricchisce fino al punto che poi queste sinapsi sono gonfie, sono piene di cose, non possono andare avanti a gonfiarsi all'infinito, e Tononi ha dimostrato che dopo una notte di sonno tutto ritorna come una mattina, e quindi possiamo di nuovo affrontare la giornata con le sinapsi belle pulite, in modo da poter interpretare quello che veniamo e non andare in allucinazione, perché sennò con questa confusione come una macchina, come una strada piena di macchine, poi non si riesce a camminare, mentre se tutti i giorni facciamo una bella rimozione delle macchine. Poi. Ecco, questo è, adesso c'è un punto, c'è mio figlio che è venuto a accompagnarmi, che è esperto, perché spero di riuscire a presentarvi un filmino di un'altra cosa importante, che è una grandissima scoperta che è avvenuta due o tre anni fa e che io ho imparato, ecco, vedete, è sempre stato un mistero il fatto che nel cervello non esistono vasi linfatici. Voi sapete che i vasi linfatici nel muscolo, nel fegato, sono dei cul-de-sac che partono da lì, che raccolgono tutta la spazzatura del metabolismo proteico, eccetera, e la portano via. Quindi questo è importantissimo. E nel cervello non c'è. E allora si è sempre detto, ma come fa il cervello, che anche lui ha un metabolismo proteico, a eliminare queste proteine? Grande mistero che nessuno è mai andato a risolvere. Allora, adesso io, un momento, cosa devo fare qua? Andiamo avanti. Ecco, la Nedergaard ha dimostrato praticamente questo. Questa Mike Nedergaard, che è una norvegese che lavorava negli Stati Uniti, nel topo ha iniettato nel liquor sotto la dura una sostanza fluorescente e poi con un sistema di rilevazione guardava come la fluorescenza si spostava. Ha fatto una grande scoperta, perché ha visto che qui, vedete che ci sono le arterie, al di fuori delle arterie, non in vasi, proprio nello spazio, in uno spazio delimitato da una parte dall'arteria e dall'altra dalle cellule di glia. Vedete qui nello spazio tra l'arteria e la cellula di glia c'è un liquido che cammina, e lei vedeva il fluido che scorreva lungo questi canali. Naturalmente, passando qui, attraversava anche, vedete che qui c'è sotto l'azione delle pulsazioni, una pulsazione, qui entra il liquido, qui non entra, entra, non entra, quindi la pulsazione, il liquido attraversa il tessuto, e dove va a finire? Va a finire di nuovo nelle vene. Quindi entra di qui e esce di qua. E quindi tutta questa spazzatura, quei puntini sono i 10 grammi di proteine che ogni giorno metabolizziamo, i cui rifiuti, tra cui c'è la beta amiloide e la tau, di cui parleremo fra poco, questi rifiuti vanno portati via continuamente. Quello che è stato straordinariamente interessante è che lei ha dimostrato che questa rimozione avviene sotto l'azione di un sistema della veglia, in quei trasmettitori che si alternano tra veglia e sonno, è dovuto al fatto che durante la notte raddoppia l'eliminazione della spazzatura. Cioè questo fluido aumenta quando noi dormiamo, il che vuol dire che di giorno, che abbiamo tanti impegni metabolici, eccetera, facciamo in modo che la spazzatura venga via entro limiti, certi limiti, ma poi di notte approfittiamo per pulire per bene. Adesso io spero di riuscire, devo andare avanti di uno, vero? Vediamo se mi riesce, perché mio figlio è venuto. Allora, vediamo qui. Dove devo andare qua a pigiare? Con che cosa? Col mouse? Col mio mouse? No. Cosa? Per fare... Allora, scusa. Ah, ecco. Ora vedete cosa fa, vedete che le righe verdi si riempiono, il liquido a pulsazione va da una parte, tutti quei pallini vengono rimossi e la spazzatura se ne va. Una scoperta straordinaria, perché in questa spazzatura ci sono delle proteine che provocano la malattia di Alzheimer. Quindi dormire bene, perché questo avviene nel sonno a onde lente, non avviene nel REM. Cioè aumenta, perché avviene sempre, ma nel sonno REM, nel sonno a onde lente, questo fenomeno è accentuato. E di notte cioè la lentezza urbana raddoppia il suo carico di lavoro. Allora, ecco, qui praticamente avete lo schema. Nei tessuti normali, mamma mia, che
nei tessuti normali ci sono i vasi linfatici che portano via la spazzatura, qui invece la spazzatura viene qui, il liquido si muove, la spazzatura va qui, poi va nello spazio perivenoso, va nei linfatici che sono più lontani. Allora adesso c'è il problema, basta dormire oppure bisogna dormire bene? Questo è il punto fondamentale, bisogna dormire bene. E se non dormiamo bene? Io credo che oggi, siccome a Torino abbiamo un centro del sonno che per fare delle analisi anche di persone così ci vuole 3 mesi o 6 mesi di lista d'attesa, io credo che questi sistemi di controllo, col braccialetto soprattutto, io l'ho messo, sono andato a casa tutta la settimana, me lo sono portato, non dà fastidio. Poi però ci vuole il software per decodificare cosa hai fatto di notte, perché ti scopre tutti i tuoi vizi e tutte le tue virtù. Dormire bene in quantità e qualità. Ecco, allora finiamo un pochino. Per esempio, questa piantina è un vegetale, è la rabetta comune. È un lavoro recentissimo, come vedete, del 2005, in cui questa piantina è stata messa a un ciclo circadiano di 24 ore, che invece di essere di 24 ore era di 20 ore. Se il ciclo di 20 ore, la superficie delle foglie e del coso è la metà. Se lo portiamo a 28 ore è ancora la metà. Quindi l'ideale è un ciclo di 24 ore. Ai lati di questo ciclo, più o meno, c'è una riduzione proprio della misurazione delle foglie e dei fiori di questa piantina. Un lavoro pubblicato nel 2005. Vado bene come tempo, sì? Sì, c'è tempo. Io cerco... Ecco, adesso veniamo invece a una malattia che è molto più diffusa di quello che finora si era ritenuto. Ed è una malattia molto pericolosa di cui tutti dovremmo cercare di sapere se per caso. Se abbiamo una moglie che ci dorme vicino, forse qualcosa ci dice. Se non ce l'abbiamo e dormiamo da soli, bisognerebbe sapere indagare. E con quel braccialetto si viene a sapere. Cosa succede? Sono le apnee ostruttive del sonno. Cosa sono? Sono che l'individuo, sono spesso russatori, e in cui il palato mole o la lingua, soprattutto se si dorme con la pancia in su anziché di lato, è possibile che il palato mole chiuda le vie respiratorie, per cui voi vedete che questo individuo, che è un tracciato reale che mi ha dato il... No, scusate, mamma mia. Eccolo qua. È il tracciato che mi hanno dato dal centro del sonno di Torino. Voi vedete qui che c'è un paziente che respira, poi a un certo momento c'è questo blocco meccanico, l'aria non può entrare e quindi non può più, l'aria non passa più, il flusso aereo. Il torace si muove meno, l'addome si muove meno e la saturazione di ossigeno crolla. Ci mette un po' di tempo perché l'ossigeno poi deve arrivare dal polmone in periferia dove lo misuriamo. Quindi vuol dire che in questo caso l'individuo qui ha delle periodi di apnea, poi dà un colpo di tosse e riprende a respirare. Poi quelle righe verticali sono un minuto, qui un minuto di apnea, poi riprende, poi dopo un altro minuto, un'altra... Allora, se questo succede, dicono gli esperti, che fino a 5 volte per notte dice che non c'è da preoccuparsi, ma se è di più bisogna che uno si faccia vedere. Allora, siccome ho scritto questo libro, mi sono arrivate... richieste di cose, io non faccio la professione, quindi devo solo dar consigli, ma c'è uno che mi dice, sì, io ho queste apnee notturne, ma non lo dico a nessuno perché sennò mi tolgono la patente, perché queste persone sono soggette ai colpi di sonno. Pensate quanti autobus che portano e vanno giù dai dirupi perché c'è il colpo di sonno. Io ho elencato, il costo dei colpi di sonno è tremendo, da tutti i punti di vista, non solo per gli autobus che vanno fuori strada. Allora... per rimediare a questo, un altro mi ha detto, io non lo dico se no mi tolgo la patente, io mi sono fatto la mia, cosa si fa? Si mette una mascherina qui ben sigillata dove l'aria entra dentro e forzatamente entra nella sua bocca e quindi riesce a passare, anche se c'è la lingua o il palato molle che ostruisce, l'aria riesce a passare e quindi quello respira in quel modo lì. E questa è una soluzione. Prima bisogna fare una visita otorrinolaringoiatrica per vedere se si può rimuovere qualcosa, se no altrimenti questa è l'unica soluzione. Ma per esempio una di queste, un collega di facoltà mio che è in pensione come me,
mi ha detto, io ho quelle cose lì, mi sono messo la macchinetta, ma dormire tutta la notte da fermo così, col tubo così, col tic tic tic, ho buttato via tutto, e mi venga pure l'Alzheimer, non mi interessa, ma almeno questi pochi anni di vita, no, questo per dirvi solo quanto poi sembra facile, ma non è una cosa così. Quindi è una malattia grave che comunque uno deve cercare di, o di non saperlo, non lo so. Allora, questo è un esperimento che è uscito dopo che io ho pubblicato il libro, nel mese di luglio, il mio libro è uscito a maggio. Ebbene, questo è interessantissimo perché, questo qui è un volontario che è stato messo a dormire, ma tutte le volte che c'erano le onde lente del sonno, le onde lente, bim, bim, e si, lo svegliavano. Cioè come le onde lente sorpassavano una soglia, si attivava un campanello che lo svegliava. Quindi alla fine della nottata lui non è riuscito a dormire niente di onde lente. Cosa è venuto fuori? Che senza queste... No, questo vabbè, ora poi lo vediamo nella prossima diapositiva. Poi c'è un altro gruppo invece in cui è stato messo il braccialetto e si è calcolato chi dorme ha un sonno buono con onde lente buono e chi invece ha deficit di questo. Qui i risultati sono elencati qua. Dopo una singola notte di sonno, di privazione delle sole onde lente, dopo una sola notte, voi vedete che la beta-amiloide, questa è la beta-amiloide, si è alzata di 4 volte il normale. Quindi basta una notte di sonno perché l'amiloide si vede. L'amiloide è quella che dà l'Alzheimer, come la tau, sono le due proteine tossiche che si associano alla genesi dell'Alzheimer. Quindi dopo una notte, però se poi la notte dopo dormo va bene, non succede niente, però già una notte solo. Se invece faccio la lattigrafia in modo da avere a disposizione il tracciato di un'intera settimana, allora vedete che chi ha un buon sonno non aumenta, ma quelli che hanno un deficit del sonno buono hanno non solo l'aumento della beta ma anche della tau. Quindi per una settimana di deprivazione, quelli che dormono male, questi sono quelli che dormono male. Adesso vuole il caso che mentre preparavo questa lezione, vedo un articolo che esce il 9 aprile del 2018, 10 giorni fa. Vado a vedere e ho visto che hanno fatto l'esperimento nell'uomo, che fra l'altro io l'avevo già descritto nel mio libro, che era un esperimento da fare, questo che non ci vuole dire oggi con l'imaging cerebrale, se io prendo una proteina che si, fluorescente che si lega alla tau o che si lega alla beta-amiloide, io poi su uno schermo vedo dov'è che si è accumulata dopo, no? E la cosa incredibile è che già dopo una sola notte, appunto questo lavoro con tutti questi autori, dopo una sola notte di sleep c'è un significativo aumento della beta, del carico di beta-amiloide nell'ippocampo, che è il centro della memoria, insomma, che è importante per la memoria, e nel talamo, che è quello che ci tiene svegli o dementi. Allora ho voluto farvi vedere 2 figure di questo lavoro perché sono interessanti. Queste sono le aree dove c'è la beta amiloide e la tau, e qui vedete cosa succede quando viene fuori l'Alzheimer, come si riduce il nostro cervello. Quindi insomma la cosa dovrebbe preoccuparci un po', di cercare di dormire almeno nelle condizioni migliori, perché ci sono tutti i presupposti oggi per avere delle malattie. Ora qui la quantità di malattie generate dal dormire male è enorme e non posso elencarle tutte, ma per esempio ne ho scelta una drammatica, perché questo qui è uscito nel 2017, vedete qua, oh mamma mia, io faccio fatica, ecco qua, nel 2017, dice che in California l'analisi di 3 milioni di donne effettuate nel periodo dal 2007 al 2012 ha rivelato che migliorando il sonno si riducono i parti prematuri. Cioè le donne che soffrono di insonnia hanno più frequentemente parti prematuri. E dice che le donne che lamentano di non dormire bene sono affette da apnee ostruttive, che sono quelle più pericolose, hanno una probabilità doppia di mettere al mondo figli che nascono con 6 settimane di anticipo. E dice che, se mette anticipo, al mondo il numero di bambini prematuri con 3 mesi di anticipo è di 15 milioni ogni anno, e di questi bambini 1,1 milioni non muoiono durante il parto oppure rimangono disabili. Quindi 1 su 15 non è tanto, ma intanto c'è una categoria di bambini danneggiati sempre da questo problema del dormire.
adesso passo un po' a un'altra malattia. Io c'ho ancora, quanto devo parlare? Fino a che ora? Dieci minuti, quarto d'ora, benissimo, ci rientro bene, se no tagliamo un po'. Allora, questo è un'altra cosa, che il sogno, quando noi sogniamo che un animale ci aggredisce, cosa facciamo? Ma lo diceva già Shakespeare, è un grande perturbamento della natura ricevere i benefici del sonno, dormire e compiere gli atti della veglia. Cioè, uno si fa tutti dei gesti e si chiamano parasonnie, poi c'è il sonnambulismo, non si alza, va a spasso, ritorna, non si ricorda niente. Anche a Torino, nel nostro dipartimento, l'attività giudiziaria ci ha fatto fare, non a me, ma al centro del sonno, una polisonografia a un omicida, per vedere se era un sonnambulo, ed effettivamente era un sonnambulo, e questi non vengono puniti perché non sono in grado di intendere di volere, non è colpa loro, quindi uno può uccidere la suocera, come è successo, descritto nel libro, racconta, sì, perché poi ha raccontato che lui era cosa, eccetera, eccetera, ed è stato assolto. Ho presentato 3-4 casi ufficiali dei tribunali che hanno deliberato in quel senso. Allora, perché se le parasonnie, che sono una malattia, sono disturbi associati a comportamenti finalizzati a raggiungere un obiettivo come quello di aggredire uno, camminare, eccetera, eccetera, dice, ma normalmente questo non succede. Cos'è? Bene, questa è stata un'altra scoperta recentissima, che il Padre Eterno, chi per esso, come diceva un mio professore, dice, guardate che, mamma mia, qui ogni volta devo cercare, allora, il Padre Eterno, chi per esso, ha fatto in modo che quando noi sogniamo qualcosa, questo sogno manda dei segnali che io posso scappare, difendermi, eccetera. Ma non te lo permetto, perché ha messo qui un freno. C'è un nucleo, che è il nucleo subceruleus, il quale, quando è normale, eccitato da questo, poi va a inibire i muscoli. Quindi voi siete imparalizzati se tutto funziona bene. Nelle persone, che come nel Parkinson c'è una degenerazione di un certo nucleo, come ci sono malattie che sono dovute alla degenerazione di qualche tipo di neurone, queste parasonnie sono legate alla degenerazione di questa struttura. La degenerazione di questa struttura fa sì in modo che quando noi sogniamo ci esprimiamo dal di fuori, sia col sonnambulismo che con tutte quelle altre cose. Questa è un'altra scoperta recentissima, e c'è un certo Schenck, che è un maestro di questi studi. Oh, adesso vado rapido perché ho quasi finito. Cioè, voi sapete che gli americani sono sempre all'avanguardia. Allora, il Ministero della Difesa, che loro la chiamano Agenzia per la Ricerca, per la Difesa, Defense Agency, eccetera, si preoccupa che se domani ci fosse un attacco nucleare e tu devi fare un soccorso, non puoi pretendere che uno lavori 8 ore, poi dorme e ritorni dopo 8 ore. Bisogna trovare un uomo oppure un soldato che combatte, che questi qui possano rinunciare a dormire. Dice, come si fa? Ma in natura ci sono degli animali che riescono a stare dei lunghi periodi senza dormire. Perché non copiamo? Hanno finanziato, hanno stanziato molti soldi per vedere, di studiare quegli animali che riescono a star bene senza dormire o per dormire meno. Allora, qui vado molto veloce, sono il delfino. Il delfino c'è un sonno monemisferico. Siccome è un mammifero che sta sott'acqua, lui tutta la vita deve prendere la boccata d'aria e poi andare giù, la boccata d'aria, quindi deve respirare sempre. Però lui lo fa dormendo con un emisfero e con l'altro alternativamente. Quindi se uno emisfero si riposa, l'altro attiva e così via, è il sonno monemisferico. Se noi potessimo introdurre un sistema del genere, potrebbe essere una... Ma poi ci sono molti uccelli, ma ci sono questi 4 uccelli che sono uccelli viaggiatori. Adesso non voglio stare qui a questo, ora vedete una serie di 4-5 diapositive che non voglio perdere tempo a dettagliare, ma voi vedete come è possibile mettere un GPS qui e poi con un satellite seguire cose. C'è un uccello che parte dal suo nido dove fa le uova, se ne va in giro per 5 giorni a volare, fa 3.000 km, eccetera, eccetera, e poi ritorna dai figli a custodirli. Allora, questo è utile perché mettendo un GPS lì poi riescono a prendere anche quello che c'è scritto lì sopra e avere un'analisi migliore. Altri invece vengono spediti in giro e poi non ritornano magari più. Allora, vediamo solo rapidamente, questo è l'uccello, si chiama frigata maggiore, ma in realtà il suo nome scientifico è frigata minore, ma si chiama maggiore. Bene,
Questo qui si fa tutti gli anni, si fa una vacanza di 3.000 chilometri in 10 giorni, va e ritorna a casa. Ed è molto importante perché, essendo abbastanza grosso, è possibile metterli sulla schiena. Vedete che qui? No, steria ragazzi, come steria. Ecco qua, vedete che c'ha questo qui, questo sopra, quindi con questi due attrezzi qui voi riuscite a ricostruire esattamente quello che ha fatto durante queste vacanze che si prende. Ci sono degli uccelli che vanno dal Nord America fino al Sud America, vanno, quando comincia l'inverno, in autunno vanno là, fanno 5.000 km, poi in primavera ritornano. Io non so chi glielo fa fare, ma evidentemente qualche orologio dentro che gli dice di farlo ce l'hanno. Bene, dico che andrò rapidamente perché, ecco, questo è uno di questo Black Pole Run, che vedete che tutti gli anni fa questo scherzo qui, parte, si ferma, prosegue, va giù, ci sono date, perché è stato seguito bene, vedete tutte le date, si fa tutti i suoi chilometri, gli piace, dice che gli piace. Poi questo qui è un altro esempio, questo uccello che è la frigata maggiore, quello che ha il GPS che abbiamo fatto vedere prima. Ecco, vedete, parte qui dall'Europa, si fa un bel giro alle Filippine, poi va in India, alle Seychelles, 185 di volo, 55.000 chilometri, due sole soste qui e qui, va, e poi fa due soste e ritorna. Basta, è incredibile. Qui ce n'è un altro. Qui ce n'è un altro, ho detto, no, non fate vedere solo due perché ci sono tante figure, ma tanto più o meno ci sono tutti i uccelli che vi svolazzano all'impazzata in una maniera incredibile. Adesso questi ultimi 5-10 minuti, mi pare che davvero ancora, 5 minuti, è sognare. Il problema del sogno è che noi vengono fuori delle immagini quando noi siamo nel sonno ondelente. Poi abbiamo visto che le onde lente scompaiono e il cervello si avvia verso il risveglio. Però invece dietro del sogno. Però a questo punto c'è una scoperta, a mio parere, straordinaria. Ah, non ce l'ho messo. Sì, è questo qua. È questa Dark Energy di Marcus Reich, che secondo me, Giovanni credo che è d'accordo, che è stata una delle scoperte più straordinarie nel campo delle neuroscienze. Perché quando noi dormiamo abbiamo un'attività metabolica che è uguale a quella della veglia. Perché? Perché abbiamo quella che lui ha chiamato energia oscura, dove il nostro cervello è attivo, ma non è attivo a caso, perché lui ha dimostrato che ogni punto del cervello parla con un altro punto e questi oscillano in fase. Poi tra un altro punto e un altro punto magari oscillano fuori fase. E queste fasi sono diverse dalle altre parti. Quindi c'è un meccanismo come un aeroplano con i motori accesi che funziona e che è pronto a entrare in funzione qualora io mi svegliassi oppure sognassi. Questa è l'energia, quella che lui ha chiamato il vagabondare della mente, l'energia oscura di Marcus Reich. Allora, per sognare bisogna avere una percezione almeno. Infatti Tononi ha visto che svegliando l'individuo, quando è nel sonno REM di solito ha sogni bizzarri, ma anche negli altri lui sogna sempre qualcosa, e ha dimostrato che c'è una correlazione, che quando uno sogna la faccia di qualcuno è più attiva l'area che è quella che riconosce le facce. Quindi c'è una correlazione tra il contenuto del sogno e l'area in cui lui vede questa attivazione focalizzata. Quindi evidentemente per sognare ci vuole un chirurgo, come aveva fatto Penfield a suo tempo, di stimolare la corteccia. Il problema è chi è che stimola la corteccia. Qui non è facile dare un'interpretazione, io con Giovanni parlo spesso di libero arbitrio, di volontà, di cose, però non è. Allora, quando io percepisco qualcosa, c'è una cosa essenziale che è questa. Qui vedete che questo signore gli si presenta una parola, mela, se la durata di questo stimolo è sotto 30 millisecondi lui non la vede, se è sopra la vede dice ho visto la parola mela, cos'è la mela, è quel frutto eccetera eccetera.
Se io invece gli metto un mascheramento, si chiama qua, vedete, una X e una X, e lui in 30 millisecondi non riesce a percepire. Se andiamo a guardare nella corteccia, dove c'è stata la percezione, lui ha avuto un'attivazione, dove qui c'è il colore, la forma, la geometria, mi piace, non mi piace, tutti gli aspetti collegati alla mela, bisogna che in maniera sincrona si attivino tutti questi microcentri perché io abbia la percezione di qualcosa. Allora, in questo caso qui, quando non basta, in realtà alla corteccia visiva arriva un segnale, ma non va ad attivare in maniera sincrona per 300 millisecondi le altre aree, qui non può dare percezione. Allora io ho fatto questa ipotesi, cos'è il sogno? E poi chiudo. Ecco, io immaginavo, ho fatto questa proposta, l'ho pubblicata sul libro questa roba, esattamente. Io dico, siccome lo stimolo non percepito arriva qui ma non si propaga, e quando lo stimolo è percepito si propaga, nel sogno non ho la luce che entra, ma qui nasce spontaneamente qualche cosa. E come nasce? Chi è che decide? Perché noi abbiamo sempre un'attività, se volete, bizzarra, però questa attività che nasce lì dentro è dovuta al fatto che nel circuito c'è sempre qualche circuito che è un po' più forte degli altri e che domina sugli altri, perché noi quando percepiamo qualcosa diventiamo ciechi per l'altro. Se abbiamo una figura ambigua o vediamo l'una o l'altra, se mettete gli occhiali con due immagini, una rossa e una verde, alternativamente mettete un'altra, non possiamo percepire due cose nello stesso istante. Quindi allora l'ipotesi è che nel cervello, e credo che sia l'ultima figura questa, ecco, io faccio l'ipotesi che nel nostro cervello c'è una serie di circuiti che riguardano, anche da svegli. Io decido di fare qualcosa, so che ho da andare a pagare le tasse, che ho il bambino da andare a prendere a scuola, ho, tutte queste cose sono tutte allo stato. Uno è lo stato cosciente, tutte le altre sono lì pronte allo stato precosciente per entrare in funzione, però ne può partire una alla volta. Allora l'ipotesi è che nel sogno lo stesso, noi abbiamo, c'è un premio Nobel che ha fatto una scoperta straordinaria, che ha sognato, dice lui, nella sua autobiografia, ha sognato qualcosa alle 3 di notte, l'ha scritto sul comodino e poi alla mattina non ha riuscito a capire cosa ha scritto. La notte dopo, alle 3, si è risvegliato, ha scritto, anzi è andato in laboratorio, ha fatto l'esperimento. Ha preso un bicchierino con un cuore di rana, che c'era il vago. Stimola il vago e il cuore di rana rallenta. Poi ha fatto un buchino nel primo bicchierino, ha fatto cadere il liquido del primo bicchierino nel secondo, dove c'era un altro cuore. Anche il secondo rallenta. Quindi vuol dire che in quell'acqua che passava da un bicchiere all'altro c'era una sostanza chimica. E quindi ha dimostrato la natura che è. Lui dice che questo era 18 anni che lui pensava a questo esperimento. Come faccio? Ecco, evidentemente nel suo circuito di notte questo incubo veniva fuori molto spesso, ed è quello che poi una volta è andato a buon fine con l'esperimento giusto. Io penso una cosa che anche quando dormiamo abbiamo dei circuiti più attivi e meno attivi, e che nel sogno emerge, che io chiamo il libero arbitrio, perché il libero arbitrio non sta nella nostra mente, nel nostro prodotto della materia, ma non ha, siccome la penso così, ma con tutto il rispetto di quelli cartesiani che vogliono vedere che la mente innesca un movimento di molecole, io non sono d'accordo con Giovanni, ne parliamo spesso, e anche Giovanni è d'accordo, ma non perché che io mi faccio forte di lui, dico una cosa molto difficile da fare digerire, però insomma noi la pensiamo così. Noi abbiamo un sistema di libero arbitrio che è legato al fatto che è libero arbitrio, è un po' come le primarie del Partito Democratico, si chiede chi è così e viene fuori uno, no? E quello è il libero arbitrio legato al comitato elettorale che elegge il segretario. Io credo che a questo punto ho finito, spero, se avete delle domande volentieri, spero di avervi dato una panoramica un po' vasta e spero...